brasiliano, città della musica, delle ciliegie, ma anche di eventi, soprattutto nel periodo estivo, che animavano la comunità e non solo. Sindaco Recigno, come mai per la vicenda Covid quest'estate a Brasiliano non c'è nessun evento, nessuna sagra? Ebbene, come tu stavi dicendo, a causa del Covid-19 queste manifestazioni che Brasiliano vantava appunto per valorizzare il territorio, i prodotti tipici eccetera, non può rispondere a queste esigenze perché prima di tutto le sagre sono state, è stata data la possibilità di farlo solo pochi giorni fa, quindi su questo c'è tutta una programmazione, un'organizzazione che quest'anno non è stato possibile, perché non è semplice organizzare una sagra, una manifestazione dei livelli che si fanno a Brasiliano. Voi sapete che Brasiliano durante il periodo estivo arrivano migliaia di cittadini del territorio, del comprensorio, ma anche di buona parte della provincia di Salerno e di Napoli. Quindi diciamo che un momento particolare durante l'estate per godersi non solo prodotti tipici locali di buona qualità, ma anche godersi un po' di aria fresca.